Ciao a tutti, sono Leonardo Raso, titolare della LR Immobiliare ed agente immobiliare professionista da oltre 20 anni che svolge la propria attività a Roma e provincia. Oggi parliamo di un argomento molto molto delicato, ossia la vendita di un immobile pignorato al libero mercato. Qualche volta accade, purtroppo, che il proprietario non è riuscito a pagare in tempo le rate del mutuo oppure non è riuscito a saldare dei debiti erariali o debiti nei confronti di altri creditori, i quali hanno deciso di non attendere oltre e di avviare un'azione di recupero forzoso dei propri crediti prevista dalla normativa vigente. A quel punto può succedere che sull'immobile venga iscritto un pignoramento, ossia una forte garanzia per il creditore che appunto prevede che qualora il debitore, quindi il proprietario dell'immobile, non paghi il suo debito, l'immobile possa essere venduto forzosamente tramite la vendita all'asta. Molti proprietari, quando ricevono il pignoramento sull'immobile, si deprimono da un lato e dall'altro lato pensano che ormai l'immobile sia spacciato, non ci sia più nulla da fare e quindi si autocondannano a vedere questa casa venduta all'asta. In realtà non è così, utilizzando tutta una serie ovviamente di accorgimenti si può vendere l'immobile prima che vada all'asta, partendo innanzitutto da una valutazione molto corretta dell'immobile e cercando di farlo diventare molto appetibile sul mercato, magari proprio applicando anche un piccolo sconto sul prezzo, sempre che appunto questo riesca poi a soddisfare le pretese del creditore. Una volta ricevuta l'offerta da parte di un potenziale acquirente, che deve essere assolutamente e trasparentemente informato dell'esistenza del pignoramento, è compito di un professionista andare a quel punto, tramite di solito un avvocato, a richiedere che i creditori possano in qualche modo dare l'assenso alla vendita di questo immobile, perché dalla vendita loro verranno soddisfatti con il pagamento che si ottiene dall'acquirente dei propri crediti. Ora, è una procedura molto complessa che, senza entrare troppo nei tecnicismi, prevede comunque da un lato la convocazione contestuale di tutti i creditori che si sono iscritti nella procedura esecutiva davanti al giudice delle esecuzioni, per far sì che in quel preciso momento venditore e acquirente si incontrino davanti anche a un notaio che è stato convocato in tribunale, perché appunto il venditore possa vendere l'immobile e l'acquirente possa pagarlo con un prezzo che non va però tutto in mano al venditore. In realtà dal prezzo, dalla quota che deve essere pagata come prezzo, verranno distribuiti ai vari creditori gli importi relativi ai loro crediti, in modo che così gli stessi creditori davanti al giudice possano, diciamo, dichiarare di essere soddisfatti e quindi con un documento scritto fare in modo che il giudice possa prevedere e sancire l'avvenuta estinzione di quella procedura, così che il notaio può perfezionare la vendita dell'immobile e al venditore andrà ovviamente la quota residua di prezzo al netto delle somme che sono state utilizzate per soddisfare i vari creditori intervenuti. A quel punto ovviamente si procede alla cancellazione del pignoramento, sempre con costi a carico del venditore, in modo che l'acquirente possa acquistare un immobile con la massima serenità e tranquillità e che sia un immobile pulito da qualunque gravame. È bene ricordare che fin quando non si arrivi davanti al giudice, fin quando non si arrivi davanti al notaio e al giudice, al venditore non deve essere consegnata nessuna somma, nel senso che
l'acquirente che ha fatto un'offerta di acquisto dovrà eventualmente, per dimostrare il proprio impegno a voler comprare, staccare un assegno e magari depositarlo o nelle mani di un agente immobiliare incaricato della vendita o di un notaio che possa appunto garantire il venditore dall'eventuale, diciamo, danno che subirebbe in caso di ripensamento da parte dell'acquirente. Però il consiglio appunto che al venditore, prima di arrivare davanti al giudice delle esecuzioni per ottenere la cancellazione del pignoramento, non è assolutamente corretto consegnare somme di denaro, proprio per essere stragarantiti che il venditore possa prendere tutti i soldi che gli spettano solo a procedura esecutiva estinta, a creditori soddisfatti e a atto di compravendita stipulato sotto la supervisione del notaio di fiducia dell'acquirente. È una materia molto complessa, è assolutamente sconsigliabile fare da soli, ma purtroppo mi capita spesso di sentire proprietari che hanno provato a vendersi un immobile pignorato da soli, cercando di allettare l'acquirente con il risparmio dei costi dell'agenzia immobiliare. Vi consiglio assolutamente di diffidare dal fai da te in campo immobiliare, perché si rischia veramente di farsi molto molto male. Se questo video ti è piaciuto, metti il mi piace sulla campanellina sotto e iscriviti al nostro canale della LR Immobiliare, e in ogni caso ti auguro buona vendita. Ciao a tutti da Leonardo Raso.